Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Baluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo speedcast. Ebbene sì, vi avevo detto che insomma avremmo fatto un salto da perla ragazzi e io le ho trovato una casa più carina, l'ho un po' insomma sistemata da questo punto di vista, diciamo. Però ragazzi, ci sono delle cose che proprio non mi vanno giù e nel momento in cui le vedo io le devo sistemare. E quindi ho pensato, perché non condividere questo momento con voi? Perché sì, come potete vedere, lei si chiama Perla Serra, quindi ha acquisito il cognome, ragazzi, di suo marito. Questi sono i suoi tratti, ve la ricordo, lei è un'amica degli animali, quindi come tratto bonus ha affetto animale. Evasiva, eppure ragazzi, è sposata. Amante dei cani e allegra. Quindi ragazzi, è una tipetta abbastanza tranquilla la nostra Perla, no? E ha avuto un pargoletto che non so per quale motivo si chiama Matteo Ferrara. Ragazzi, ma vabbè, a parte questi occhi che modificherò perché non mi piacciono molto, devo dire che almeno così Matteo sembra veramente un pargolino molto molto carino, a parte le sopracciglia che non è che gradisco molto, è cresciuto, è accattivante, ragazzi. Quello che mi ha sconvolto è il marito. Perché devo dire la verità, ragazzi, ora non è cattiveria, ma per Perla vorrei qualcosa di meglio, ragazzi. Cioè, di base, secondo me non è neanche tanto male. Però queste spallucce, ragazzi, ho visto queste spallucce, questo fisico, praticamente, non lo so, a clessidra, non lo so, ragazzi, a pera, non saprei. E onestamente sono rimasta troppo male. Lui è Roberto Serra, ragazzi. Il nostro è un genio musicale, riflessivo, goffo, testa calda e topo di biblioteca. Evidentemente, ragazzi, l'ha affascinata con la sua musica, o con la sua goffaggine. Io questo non ve lo so dire. Fatto sta comunque che io ho pensato, ragazzi, i nostri avessero urgente bisogno di un cambio look. Vi dico proprio la verità. Quindi inizieremo dal piccolino. Perché guardatelo quanto è carino. Lei, ragazzi, la lascio così. Semplicemente perché, insomma, il look che le avevo dato intanto inizio comunque a, fra virgolette, svestirlo. Perché preferisco sempre fare i cambi look, ragazzi, sapete, partendo da zero. Lei l'ho lasciata così perché, come anche, ragazzi, è stato per Jacques. Comunque, ho sempre immaginato. Madonna mia. Quando le ho dato il look da adolescente, ragazzi, che sarebbe stato quello poi il suo look definitivo, ragazzi, non giocando, ahimè, per ovvie ragioni, per mancanza di tempo, ma anche, ragazzi, perché altrimenti la challenge sarebbe infinita. Quindi non andrò a toccare Perla, ragazzi, però devo dire, farla vivere almeno in una famiglia decente, voglio dire, Jacques, la moglie è molto carina, sistemata al punto giusto. Qua non mi sembrava giusto lasciare la situazione in questo modo e soprattutto mostrarvi marito e pargolo conciati in quel modo. Quindi, ragazzi, ho pensato di fare uno speedcast perché sì, secondo me è la cosa più, insomma, veloce e anche immediata per voi, perché non tanto per il piccolino che avrei potuto farlo chiacchierato, ragazzi, lo speedcast, quanto comunque per il marito, perché sicuramente mi ci vorrà un po' più di tempo, considerando i vari restauri che dovrò fare, insomma. Quindi ci vediamo al termine dello speedcast, ragazzi. Spero davvero di cuore che vi piacerà. Ovviamente io cercherò di fare un look, ragazzi, già ve lo dico, molto molto neutrale. In che senso? Nel senso che non conosco la storia di Perla, non so come sono andate avanti le cose, non l'ho più immaginata la sua storia, ragazzi. Di conseguenza, viene da sé che sicuramente qua cambierò il cognome. Ma dovrò dare un look a entrambi abbastanza, dicevo, neutro, perché non conosco di conseguenza il bambino, non so se per esempio da bebè è stato Monello, non lo è stato. Quindi ragazzi, magari mi baserò un pochino sul suo tratto, il tratto accattivante, però poi, ahimè, sarà un look abbastanza non proprio caratterizzato come piace a me di solito, ecco. E niente, ci vediamo al termine dello speedcast. Thank you.
lo speedcast di Matteo è terminato e sì, ho deciso di dividerli in due parti, ragazzi. Farò un episodio dedicato, uno speedcast, ecco, un episodio dedicato a Matteo e il prossimo, ragazzi, lo dedicherò a Roberto, perché secondo me su Roberto, ragazzi, avrò parecchio da lavorare e unendoli insieme non vorrei che poi lo speedcast risultasse troppo noioso, troppo lungo, insomma, deve essere una cosa, ragazzi, molto rapida, perché questa non è una famiglia, tra virgolette, diciamo, di quelle importanti, nel senso che attualmente la famiglia importante è quella di Tiana e quella delle Fatine, principalmente, ecco. Poi, per carità, le altre fanno un po' da, diciamo, da contorno. Perla per me è un personaggio importantissimo, io le sono molto molto affezionata, però ragazzi, viene da sé che devo dedicare a lei episodi brevi, devo dedicare quindi anche speedcast nel possibile abbastanza brevi. Quindi ragazzi, questo è il look di Matteo, devo dire che mi piace tantissimo questo faccino e questo colore degli occhi, ragazzi, quando l'ho visto su di lui me ne sono proprio innamorata, gli altri non lo so, non mi piacevano. Allora, questi sono gli abiti, un paio di abiti quotidiani. Come vedete, ragazzi, look molto generici. Ora, mi sono tenuta spesso sul verde e quando andremo fra un paio di video nella loro famiglia, perché voglio appunto dedicare un episodio anche alla famiglia di Perla, ragazzi, capirete il perché. Però guardate quanto è carino, è veramente tanto tanto carino. Spero avrà ripreso da Perla, ragazzi, perché, cioè, onestamente il papino lascia un po' a desiderare. Ora vedremo però, ragazzi, di sistemarlo al meglio. Eccola anche nei suoi abiti da festa. Infine, ragazzi, nel suo costumino da bagno, guardate quanto è carino, lo adoro. Clima caldo ed è tenerissimo, ragazzi, con questa maglietta veramente troppo tenero. Ecco qui, anche qui un paio di outfit, ragazzi. Infine, per il clima freddo, soltanto un outfit per stare in casa, perché, ragazzi, tanto non lo vedremo. E poi, ragazzi, uno per il freddo e uno per, diciamo, quando piove, la pioggia. Ecco, ho voluto comunque fare un cambio look, ragazzi, abbastanza curato, ecco, diciamo, no? Anche se non gioco con questa famiglia, ragazzi, però sono affezionata, ripeto, tantissimo a Perla e quindi ci tengo che la sua famiglia abbia un aspetto decente, ragazzi, abbia un aspetto decente. Ci tengo a dirlo, ovviamente, perché la moglie, per esempio, di Jacques non ha avuto un cambio look, ma non l'ha avuto, cioè uno speedcast, un episodio dedicato a lei, ma non l'ha avuto semplicemente perché, ragazzi, oggettivamente non ne aveva bisogno. Qui la situazione è un po' diversa e quindi sì, ci tengo. Magari, ragazzi, a questo punto dedicherò più avanti anche uno speedcast alle figlie di Jacques per, vediamo un attimino, per, insomma, per cercare di, insomma, mi sembra anche corretto. Vediamo, ragazzi. E intanto ecco qua, questa per ora è la famiglia. Fatemi sapere se Matteo vi piace, se questo speedcast vi è piaciuto, ragazzi. Se è così, ovviamente, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtuber, quindi mi raccomando, ragazzi, andate, iscrivetevi in tutti i loro canali, attivate le campanelline, mettete mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto ricordatevi, ragazzi, è fondamentale, commentate. Commentate, mi raccomando. E quindi, ragazzi, che dire, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate di Matteo, ma soprattutto, ragazzi, cosa ne pensate di Roberto, perché io devo ancora riprendermi, ragazzi, devo ancora riprendermi. Vabbè, imprimetevi bene questo faccino, ragazzi, perché nel prossimo episodio, non nel prossimo speedcast, nel prossimo video, la prossima settimana non sarà più così. Non lo posso soffrire. Quindi, ragazzi, vi abbraccio forte sul Sol Simmers. E non...